Benvenuto nel canale Sports Today con le ultime notizie. Come punto, la scorsa estate Federico Bernardeschi si è accasato in quel di Toronto dopo la fine del suo rapporto con la Juventus. In Canada i risultati di squadra non sono stati proprio entusiasmanti al netto di un ottimo impatto personale sulla MLS. La voglia di proseguire e migliorare lì è tanta ed è certificata anche dalle parole dell'agente. Punto diversi gol ed un grande impatto personale quello di Federico Bernardeschi sul mondo Toronto e sul calcio a stelle e strisce in generale. La squadra non ha però ottenuto risultati sperati, ma per il futuro l'esterno italiano ha tutta l'intenzione di proseguire su questa strada. Calciomercato, da fagioli al percorso del Napoli, parla D'Amico. Tra gli assistiti più interessanti di Andrea D'Amico, noto procuratore, al di là di Federico Bernardeschi, c'è anche Nicolò Fagioli della Juventus, che sta provando a sgomitare per trovare spazio alla corte di Allegri. A tal proposito il famoso agente ai microfoni di Calciomercato. It in diretta Twitch su TubePlay ha detto: "Sono contento per Fagioli, ma deve continuare a impegnarsi. Quando è stato chiamato in causa ha risposto bene, tuttavia deve continuare a crescere e deve far vedere ancora il suo vero livello. Quando ha segnato contro l'Inter è stato bellissimo, anche il gol a Lecce, mi ha emozionato particolarmente." La Serie A, intanto, è dominata dal Napoli, e lo stesso D'Amico ha elogiato il lavoro del club azzurro: "Il Napoli è stato molto bravo. Meritavano l'anno scorso e quest'anno strameritano. Molto bravi soprattutto nell'essere avanti nel rimpiazzare i calciatori che sono andati via, il successo è quello di saper gestire il parco giocatori in maniera intelligente. Molto bravi davvero." Calciomercato, D'Amico chiaro su Bernardeschi, è molto felice in Canada. Il focus più interessante è però quello su un mercato italiano in sofferenza, anche numeri alla mano se paragonate le spese con gli altri paesi di spicco del calcio europeo, questo è un mercato di sofferenza, come è di sofferenza tutto il contesto nazionale. Lo sport ha le stesse conseguenze di quelle che è la società civile, ci sono quelle eccezioni di questi grandi campionati come la Premier. Impossibile poi non dedicare una battuta anche allo stesso Bernardeschi, che stando alle parole pronunciate dall'agente al momento non pensa chiaramente ad un ritorno in Serie A. Bernardeschi è molto felice in Canada, ora spera di iniziare la nuova stagione con risultati diversi rispetto all'ultima. Tuttavia ha potuto incidere poco sul percorso della scorsa stagione del Toronto. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.